Ci occupiamo di diabete e soprattutto di tante sfide legate al diabete. Noi in questo momento siamo tecnicamente in Rete Sarda Diabete, ma Diabete Italia in Sardegna. A proposito di celiachia e diabete è che queste due malattie hanno un background genetico simile. Per noi una patologia cronica e l'unica terapia è la dieta. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di On The Radio. Oggi non parliamo di una realtà specifica del terzo settore sardo, bensì di due patologie che nell'isola hanno raggiunto percentuali elevate che assegnano alla Sardegna un triste primato, non solo in ambito nazionale, ma addirittura mondiale. Diabete e celiachia mostrano alcuni aspetti comuni che cerchiamo di sviscerare nel corso di questa chiacchierata con gli esperti del settore. Partiamo da una panoramica sul diabete. In questo momento abbiamo un passaggio epocale che è quello legato alla riforma degli enti del terzo settore. Gli enti del terzo settore hanno favorito la costituzione di una rete nazionale, che è quella di Diabete Italia, alla quale ha aderito in maniera importante la Federazione Rete Sarda Diabete. Noi in questo momento siamo tecnicamente Rete Sarda Diabete, ma Diabete Italia in Sardegna. Questo è un passaggio essenziale perché ci consente di portare le istanze, i bisogni, le necessità delle persone con il diabete nei tavoli tecnici istituzionali. Un aspetto importante quindi è quello legato proprio alla qualità della vita. La qualità della vita si declina chiaramente nell'accesso ai farmaci innovativi. Abbiamo superato le famose storiche limitazioni che aveva la regione Sardegna. L'accesso anche alle tecnologie. Adesso siamo una delle regioni dove la tecnologia può essere prescritta, chiaramente in stretto rapporto col nostro medico curante diabetologo. Possiamo adesso superare alcuni dei limiti, quindi inserirsi nel contesto dell'ambito sportivo in maniera importante, inserirci al meglio nell'ambito lavorativo e anche l'aspetto legato alla scuola e al diabete, quindi ai bambini che hanno il diabete nell'ambito della scuola, questo è sicuramente un superamento dei vecchi limiti. Chiaramente in questo momento ancora noi siamo molto indietro per quanto riguarda la formazione del personale docente e non docente, non abbiamo un protocollo che favorisca un percorso di formazione dei docenti, del personale docente e non docente, e un percorso che favorisca l'inclusione del bambino con il diabete. Questa è una delle importanti criticità che in questo momento noi in Sardegna ci troviamo a vivere. Vi spieghiamo ora che cos'è il registro di malattia. L'intero Consiglio regionale ha votato all'unanimità la costituzione del registro di malattia. Adesso siamo in attesa della vera e reale attivazione. In questo momento i nostri diabetologi utilizzano tre piattaforme e quindi progressivamente andranno ad utilizzare una sola piattaforma per la gestione di noi che siamo persone con il diabete. Questo è sicuramente un passaggio epocale per la regione Sardegna che ha sì un tasso di incidenza di diabete di tipo 1 molto importante, ma anche un tasso di prevalenza di diabete di tipo 2, il cosiddetto diabete dell'anziano, che varia da territorio a territorio. Quindi la rete diabetologica andrà studiata chiaramente sulle reali prevalenze dei territori. Il registro di malattia è un aspetto molto importante. È un aspetto importante avere un registro delle malattie, della malattia diabetica in Sardegna, perché ci consente di fare tante attività. Se non ultimo, la parte più importante è la declinazione sul territorio della rete di assistenza, sia adulta, la rete di assistenza, la cosiddetta rete diabetologica, e la rete diabetologica di assistenza pediatrica. Ma sicuramente avendo tutte queste informazioni noi potremo fare anche delle politiche di tipo preventivo, quindi il registro di malattia è fondamentale. Quello che possiamo dire è che gli ultimi dati risalgono purtroppo al 2016, i dati sull'incidenza del diabete di tipo 1 e l'incidenza del diabete di tipo 2. Avere dei dati aggiornati consente di fare delle politiche sanitarie e sociosanitarie centrati realmente sulle famiglie che hanno i figli con il diabete e realmente sulle persone con il diabete. Ecco l'attività svolta dall'Associazione Diabete Zero nel territorio regionale. Ce ne parla il presidente Franco Pili. La nostra organizzazione di volontariato da anni lavora in tutto il territorio della Sardegna, perché abbiamo delle sedi sia a Sassari che nel Nuorese. Ci occupiamo di diabete e soprattutto di tante sfide legate al diabete.
Per esempio, siamo l'unica associazione in Sardegna che facciamo ricerca attraverso l'Università di Cagliari, con due docenti, professor Muntoni e dottor Mauro Congia, che sono i nostri punti di riferimento per la ricerca. Poi cerchiamo di essere presenti in tutte le problematiche del diabete. Oltre alla ricerca, si sa benissimo che la Sardegna ha dei primati tristissimi per il diabete di tipo 1 nei bambini. Allora cerchiamo, per esempio, di dare informazioni nelle scuole, di andare nelle scuole in modo che gli insegnanti si sentano tranquilli quando nella loro classe viene iscritto un bambino o una bambina diabetica, perché sappiamo benissimo che non sempre l'insegnante è tranquillo nel poter gestire nelle ore di lezione un bambino col diabete. Ci occupiamo di alimentazione, abbiamo un progetto che si chiama appunto La salute via mangiando. Cioè, è importante saper mangiare, non bisogna mai privarsi di nulla, e questo grazie a dei dietisti che collaborano con noi possiamo dare delle informazioni preziose, perché la gente, quando si siede a tavola, è cosciente di quello che sta mangiando e soprattutto di come andare a fare la spesa. Infatti la nostra dietista, uno dei suoi punti di forza è la lettura delle etichette. È importante, quando si va nei market, leggere le etichette per capire la composizione del cibo. Siamo presenti nelle scuole anche con degli psicologi. Adesso da 2 anni abbiamo 2 psicologhe pagate dalla nostra organizzazione, che una opera all'interno di un ospedale, l'altra invece fa della informazione presso le scuole, perché anche l'aspetto psicologico del diabete in una famiglia è importante, perché quando un bambino viene colpito dal diabete un po' tutta la famiglia entra in crisi, soprattutto a livello genitoriale, perché si perdono quelle certezze. Perché noi, quando mettiamo al mondo un figlio, pensiamo sempre che il figlio cresca sano, bello, senza nessuna patologia. Quando arriva il diabete diventa veramente difficile poterlo gestire. Ogni giorno è una nuova sfida. Franco Pili ci parla del progetto Diabete Sommerso e di altre iniziative, un tempo impensabili, che permettono di fare prevenzione e una corretta informazione sulle nuove opportunità di vita. Siamo arrivati primi, partecipiamo ormai da anni a un progetto che si chiama Diabete Sommerso. È un'associazione di Milano, che sono delle persone amanti del mare, che tutti gli anni fanno dei corsi di immersione per insegnare ai ragazzi diabetici l'uso delle bombole. Se pensiamo che 20 anni fa questa era degli sport, se così lo possiamo chiamare, non era possibile farlo. E lo stesso avviene anche per chi ha la passione del volo. Abbiamo brevettato un ragazzo con l'uso del microinfusore, ha preso il brevetto di volo di ultraleggero, però anche lì è stata una scommessa. Diciamo che nella nostra associazione cerchiamo sempre di fare delle scommesse, sia la scommessa quando l'abbiamo fatta per quanto riguarda appunto le immersioni, ma anche per il volo. Adesso qualche ragazzo che collabora con noi ha grandi passioni, per esempio per la montagna, e vorrebbero fare dei corsi di roccia in modo da poter sfidare anche l'altitudine delle montagne, oltre che quella del volo. Uno dei punti di forza dell'associazione è la rete. Uno dei punti di forza è anche stata una delle mission iniziali. Io ho coniato un termine che si chiama, io uso il termine contaminarmi. Mi piace che il diabete si contamini con le altre patologie, perché sarebbe utilissimo una regione come la Sardegna, dove le malattie autoimmuni purtroppo la fanno da padrona, avere una rete di associazioni che collaborano per i progetti, ma soprattutto per dare anche più forza e più voce ai bisogni che ci sono di tante patologie. Pensiamo alla Sardegna, primeggia con la SLA, con la sclerosi multipla, con il diabete, tutte malattie abbastanza importanti. E soprattutto della celiachia, ci piacerebbe tantissimo, io ho 10 anni che dirigo Diabete Zero, mi piacerebbe tantissimo iniziare un percorso già dalle scuole con l'associazione che si occupa di celiachia, in modo tale da poter dare le giuste informazioni, perché poi il ruolo delle associazioni con la riforma del terzo settore è diventato sempre più importante, e soprattutto quello di informare. Cioè, la società deve essere informata, l'informazione giusta la si può dare soltanto se si è tutti in rete e tutti insieme. Quali sono gli elementi in comune tra diabete e celiachia? Quello che si può dire a proposito di celiachia e diabete è che queste due malattie hanno un background genetico
simile, no, non interamente identico, ma molto simile. Fatto sta che hanno dei geni di suscettibilità sempre a carico del sistema maggiore di istocompatibilità che le favorisce entrambe. Anzi, la Sardegna forse è uno dei luoghi al mondo, subito dopo la popolazione dei Sahrawi, che è una popolazione, diciamo, africana. Loro hanno una frequenza ancora più alta di questi geni di predisposizione al sistema maggiore di istocompatibilità. Ma i sardi ce l'hanno tra i più alti, subito dopo i Sahrawi, ce l'hanno tra quelle più elevate al mondo. E siccome predispone sia per la malattia celiaca che per il diabete, questa può essere una delle spiegazioni a livello genetico del fatto che entrambe le malattie hanno una frequenza così elevata in Sardegna. Mentre per il diabete ci sono degli studi che proprio dimostrano l'incidenza, che è il dottor Rippoli, che è il medico da noi che segue i bambini con diabete, parla di circa 60-65 casi per 100.000 abitanti nella fascia d'età da 0 a 14 anni, che è altissima, è superiore addirittura a quella della Finlandia. Per la celiachia non sono stati fatti degli studi di screening sulla popolazione sarda, quindi non lo possiamo sapere con esattezza. Così, dal punto di vista di chi ha esperienza di tanti anni di questa malattia celiaca, posso dire che comunque la frequenza è molto elevata in Sardegna. In questi ultimi 10 giorni abbiamo fatto una diagnosi di celiachia al giorno, quindi 10 nuove diagnosi nell'arco di questi ultimi 10 giorni. Per fare il collegamento con il diabete insulino dipendente, stiamo riguardando un po' tutta la casistica della malattia celiaca. E siamo andati a vedere anche quanti diabetici abbiamo nella nostra casistica. Ebbene, la nostra casistica sono circa il 9%, quindi 9 bambini su 100 sono, oltre che celiaci, anche diabetici. Ma secondo me la cosa più importante che abbiamo trovato è che le due malattie hanno due diverse età di insorgenza. La celiachia insorge prima, di solito, del diabete, almeno dal punto di vista statistico. Questo è un dato molto importante, soprattutto anche alla diciamo, legge recentemente approvata dal Parlamento italiano, che instaurerà uno screening sia con gli anticorpi antitrasglutaminasi che con gli anticorpi per il diabete sin nei primi anni di vita. Sapere che quel bambino ha una celiachia che predispone poi, a seconda dell'assetto genetico, anche al diabete, secondo me è un'informazione molto importante, anche perché oggi esistono delle terapie che sono in grado di rallentare l'insorgenza del diabete, quindi identificare questo, all'interno di questo gruppo a rischio, che sono i bambini celiaci, quelli che svilupperanno in seguito il diabete, per la differenza dell'età di insorgenza, è molto, secondo me, molto importante. Che cos'è la celiachia? La malattia celiaca è una malattia che interessa, è una malattia sistemica con una componente genetica molto forte sul sistema maggiore di istocompatibilità e che interessa il piccolo intestino, dove si crea una risposta infiammatoria che danneggia la mucosa intestinale e ne causa un difetto di assorbimento. Siccome soprattutto nel bambino è il primo tratto ad essere interessato, tra i disturbi più frequenti abbiamo per esempio l'anemia da carenza marziale, perché è nel primo tratto che il ferro viene ad essere assorbito, quindi si possono vedere bambini che stanno girando con questa anemia che non risponde alla terapia con ferro, si fa lo screening per la celiachia e risultano essere affetti da malattia celiaca. Se poi la malattia insorge nei primi 3 anni di vita, allora sono più comuni invece dei disturbi gastroenterici, la pancia gonfia, il dimagramento, l'arresto della crescita, la diarrea, il dolore addominale, sono tutti sintomi che caratterizzano la cosiddetta forma di celiachia tipica perché sono sintomi di tipo gastroenterico. Invece dopo il terzo o quarto anno di vita predominano le forme pauci o monosintomatiche, come per esempio, ho fatto l'esempio prima dell'anemia da carenza marziale, che è una forma monosintomatica, può esserci anche isolatamente. Noi ci occupiamo al microcitemico di malattia celiaca da
da tantissimi anni. Io sono forse uno degli ultimi della scuola di Antonio Cao, forse l'ultimo dei moicani della scuola di Antonio Cao, e mi occupo di celiachia da più di 25 anni. Abbiamo raccolto un'ampia casistica, abbiamo fatto degli studi sia clinici che di tipo genetico. Giulia Scanu, presidente regionale dell'Associazione Italiana Celiachia, ci parla del buono digitale e dei progetti in corso. In Sardegna stiamo cercando per ora di semplificare un po' la vita, quindi di portare avanti il discorso del buono digitale in maniera tale che sia spendibile in più punti volta per volta, sia che non sia più obbligatorio dover ogni anno rinnovare il piano terapeutico, perché per noi è una patologia cronica e l'unica terapia è la dieta, e quindi non ha senso che ogni anno è un dispendio sia per noi che per l'apparato burocratico e l'ASL dover rinnovare e fare tutto il cartaceo. E poi stiamo anche cercando sul territorio di iniziare a fare dei progetti, e infatti in questo periodo stiamo programmando sia con le scuole dell'infanzia e le primarie, sia con alcuni istituti alberghieri, i progetti che si chiamano Scuola di Celiachia, quello per gli istituti alberghieri, che in fuga dal glutine, quello per le primarie e le scuole dell'infanzia. Fino ad adesso ci ha affiancato il nazionale, adesso da novembre dovremmo occuparcene direttamente noi in prima persona anche del progetto Alimentazione Fuori Casa, che si occupa di informare i ristoratori su come si dovrebbe essere adeguato il servizio per poter servire un celiaco, su cosa sono le contaminazioni, su queste problematiche. Quindi per adesso sono questi i campi su cui stiamo cercando di partire. Sentiamo ora quali sono le richieste di celiaci e familiari. I più ottimisti sperano che un giorno i nostri prodotti costino quanto quelli degli altri, e quindi che non abbiamo più bisogno di un buono, ma che possiamo semplicemente andare a fare la spesa come tutti gli altri, perché qualcuno comunque vede ghettizzante il fatto che non puoi andare in qualsiasi supermercato dove vuoi fare la spesa, ma devi per forza tornare nell'ambito della tua provincia a fare la spesa in un negozio specializzato, in una farmacia. A chi spera che venga trovata una cura, a chi semplicemente appunto auspica una maggiore conoscenza e magari anche che passino alcune cose a livello regionale, come appunto il non dover rinnovare ogni anno il buono, avere gli esami antitransglutaminasi compresi nell'esenzione, perché in Sardegna ancora li paghiamo, magari dei centri, perché in alcune zone della Sardegna appunto ancora ci sono, una volta che hai comunque la diagnosi, perché è la biopsia, lunghi tempi dovuti alla lunghezza delle liste d'attesa per essere preso in carico. Noi, se si può semplificare, noi, almeno gli europei, nordamericani, viviamo circondati dal glutine. Facciamo colazione con il glutine, pranziamo col glutine, merenda col glutine, cena col glutine, snack che contengono glutine. Probabilmente in quest'ultimo periodo, soprattutto indotti insomma, dal commercio, dalla pubblicità, eccetera, molti, inclusi i bambini, consumano molto glutine. E questo, secondo alcuni, cioè l'eccesso di glutine nella dieta, può essere uno dei fattori che ne sta determinando in qualche modo questo aumento di frequenza, che è sicuramente stabilito. Ci sono degli studi fatti negli Stati Uniti su soldati, per esempio, dove sono andati a vedere qual era la prevalenza degli anticorpi, si chiamano così, antitransglutaminasi, sono gli anticorpi specifici della malattia celiaca, quando si sono arruolati, e poi sono andati a rivederli a distanza di 20 anni e hanno visto che la prevalenza di questi anticorpi nella stessa coorte di individui, negli stessi sieri, era aumentata. Quindi sta aumentando di frequenza, sta aumentando maggiormente nelle persone anziane. Sembra che la prevalenza sia di circa l'1% nella popolazione nordamericana e caucasica, mentre nell'anziano sembra che si arrivi a quote del 2-3%. Soprattutto in Nord America, in tutti questi ultimi anni c'è stata una tendenza a mettersi a dieta priva di glutine,
perché ci si sente più leggeri. E in effetti nel grano, oltre alla componente proteica che è questa del glutine, c'è una componente anche di carboidrati. E questi carboidrati non sono facilmente assorbibili dal nostro intestino. Infatti fanno parte dei cosiddetti FODMAPs, che è un acronimo per denotare fermentable oligo di and polioli, insomma zuccheri. Questi zuccheri non sono facilmente assorbibili e siccome i fruttani sono una componente importante associata al glutine, ecco che uno mettendosi a dieta priva di glutine elimina anche i fruttani, elimina i FODMAPs e si sente più leggero, si sente meglio. Questo comporta una difficoltà poi di natura, ma questa è una specie di nicchia, diagnostica, perché se tu ti metti a dieta priva di glutine, noi non abbiamo più quell'arma incredibile ad altissima sensibilità e specificità che sono gli anticorpi antitransglutaminasi per poterti identificare nel caso in cui ci fosse questa necessità. Qual è il livello di informazione sulla celiachia da parte dei ristoratori? C'è ancora molta disinformazione perché alcuni pensano che ci siano vari gradi di celiachia, invece no, semplicemente ci sono persone che sono sintomatiche subito, persone che sono asintomatiche, ma il danno al nostro organismo se noi introduciamo glutine è il medesimo, cioè anche se una persona non ha nessun tipo di sintomo, se oggi dovesse mangiarsi un piatto di pasta normale, comunque il danno al suo organismo avviene comunque. Da parte dei ristoratori alcuni hanno molta paura, altri invece l'opposto, sono diciamo pressapochisti, molto impreparati, quindi da quel punto di vista si ha sempre un po' paura ad andare in posti nuovi, in un locale che ancora non si conosce o che non si sa se è informato o meno. C'è ancora molto lavoro da fare per informare, ma non solo i ristoratori, anche la popolazione generale, per aumentare la sensibilità, perché purtroppo è una malattia che viene definita anche sociale, perché appunto implica che il bambino non sempre può trova qualcosa alle feste di compleanno dei compagnetti, o un adolescente non sempre gli amici capiscono che non può andare a fare l'aperitivo ovunque o mangiare la pizza ovunque, e quindi anche per questo serve la sensibilizzazione a livello sociale proprio, non solo settoriale all'interno magari delle scuole alberghiere, come sicuramente però è molto importante perché loro saranno i ristoratori del domani, ma sulla popolazione in generale. Ogni vita è grande, ogni storia è vera, ogni ragazzino porta un mondo che non c'era. Ogni voce aspetta d'essere ascoltata, ogni bacio sfiora una ferita, ogni vita è grande anche quando non lo sai. Ogni vita è grande, basta raccontarla a qualcuno e riesci per incanto ad accettarla. Ogni frase aspetta d'essere capita, ogni timidezza decifrata. Ogni vita è grande anche quando non lo vuoi. Non invidiare nessuno, nessuno è importante. Anche il potere più forte è un potere apparente che sa ingannare la mente con una bugia, ma la vita è grande e se lo porta via. Ogni vita è grande, devo ricordarlo quando son distratto o troppo chiuso per saperlo. Ogni madre aspetta d'essere abbracciata, ogni tenerezza ricordata, che la vita è grande anche quando non la vuoi. Non imitare nessuno, nessuno sa niente dell'unica vita che conta, la sola importante.
quella riflessa negli altri è comunque la tua. È una vita grande quando sei da solo, a provare il volo ti fa buona compagnia. Ogni vita è grande, ogni storia è vera e racconta oggi un sogno che prima non c'era. Siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata, vi diamo appuntamento alla prossima.